Grazie, vi devo dire. Dispiace perché pigliare l'ultimo gol a partita finita. Rode perché potevamo portare via 3 punti importanti. Niente, peccato, abbiamo fatto una buona prestazione, siamo calati un po' nel secondo tempo, però dobbiamo ripartire da qua. Ci sono poche parole, dobbiamo fare i fatti adesso. Che emozioni hai trovato a esordire oggi questo campionato, così te l'aspettavi, insomma, dopo tutto quello che era successo all'inizio stagione? L'emozione è stata tanta, anche perché era quasi un anno che non scendevo in campo, però devo essere sincero, sono molto contento. Sono contento perché tutto sommato ho fatto una buona partita, qualche piccola imprecisione ci sta, però sono contento, ero più contento se venivano i 3 punti. Cosa vi siete detti con De Silvestri al termine della gara? No, mi ha fatto i complimenti e niente, siamo amici, quindi così, mi ha fatto i complimenti e basta. Certo che abbiamo visto tanti abbracci anche da parte dei giocatori della Lazio durante la partita, li hanno incoraggiato, c'è un ottimo rapporto tra te e loro. Sì, questo è un bene, siamo un buon gruppo, siamo un gruppo affiatato e cerchiamo in ogni modo e in ogni circostanza di mantenerlo, anche da parte mia che magari ero meno impegnato durante la domenica, ho cercato di fare il possibile in piccoli gesti, quindi si è creato un bel gruppo, un bel rapporto d'amicizia quasi con tutti. Tanto tempo senza giocare, io vedo anche dentro di te tanta amarezza, tanta rabbia, quanto è inciso questa rabbia nella tua bella prova di stasera? No, tanto, c'era tanta voglia di far bene, avevo tanta voglia di togliermi tanti sassoni dalle scarpe, e con una vittoria sarebbe stato più bello, però non ci lamentiamo, sono contento. La Lazio in questa situazione di classifica continua a barcamenarsi, ecco, tu che ne pensi, come sei uscito? Penso che dobbiamo stare tutti uniti, tutti insieme, cercare di fare meno errori possibile e di portare a casa più punti ogni cosa. Ragazzi, vi ringrazio a tutti, arrivederci. Quanto rammarico c'è per questo pareggio maturato al terzo minuto di recupero, un risultato che non ci voleva? No, direi parecchio, perché chiaro, noi siamo in un momento particolare, in un momento molto delicato e questa sera serviva a vincere, ecco, in qualsiasi modo. A mio avviso il primo tempo e il primo quarto del secondo tempo abbiamo interpretato la gara nella giusta maniera, riuscendo a creare qualche situazione anche per andare a raddoppiare, quindi chiudere la partita, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Siamo paradossalmente, la Fiorentina è venuta fuori più verso fine gara, che magari era meno prevedibile, perché comunque loro avevano giocato mercoledì. Anche se devo dire, rispetto alle altre gare abbiamo concesso meno spazi, cioè anche dal punto di vista tattico abbiamo subito meno l'avversario, che in altre occasioni ci metteva in difficoltà tagliando dentro, in area di rigore. Le azioni della Fiorentina questa sera sono andate da palle buttate in mezzo, questo però non cambia che comunque hanno raggiunto il pareggio e soprattutto il minuto, insomma, al 90° brucia tanto perché comunque dal punto di vista della voglia e dell'impegno noi ce la mettiamo tutta, ce l'abbiamo messa tutta, e quando poi arriva al 90° così dispiace molto, ecco. Ripeto, probabilmente anche il primo quarto d'ora del secondo tempo potevamo gestire meglio 2 o 3 ripartenze e riuscire a raddoppiare. Purtroppo questo è un periodo un po' così, un po' delicato, e che magari ti riescono meno bene tante cose, però io penso che in questo momento sia importante non perdere la serenità, perché poi si rischia di complicare ancora più le cose. Quindi comunque la salvezza non ci salvavamo questa sera, e quindi bisogna mantenere la concentrazione, la concentrazione alta, e ripeto, la serenità nel lavoro, perché per noi in questo momento diventa fondamentale. Hai detto che avete subito meno questa sera, Sergio, però è vero anche che la Lazio è sembrata troppo poco incisiva, soprattutto nel momento in cui forse era necessario chiuderla questa partita. Sì, sono d'accordo, ho appunto detto che a parte le occasioni più nitide, diciamo, che poi a volte vanno e a volte non vanno, ma proprio come interpretazione della gara sono d'accordo, perché primo quarto d'ora potevamo gestire meglio, sono state 3-4 ripartenze, ecco, che magari non sono situazioni chiare da gol, però gestendole meglio magari si poteva mettere in difficoltà veramente la Fiorentina, e quindi abbiamo sbagliato in questo. Poi una palla e mezzo al 90°, un tocco, una caduta e abbiamo subito gol, quindi dispiace tanto, però la strada è ancora lunga, ragazzi. 4 punti in 3 giornate, il bilancio della nuova gestione tecnica non è cambiato un granché.
Beh, quello direi che questo dipende dal momento, che è particolare. La prima gara a Parma eravamo riusciti a vincere creando anche tante situazioni da gol, a Palermo non ha battuto il resto che non ci voleva, è stato un gol preso subito, però a mio avviso in questo momento noi dobbiamo ritrovare compattezza. Secondo me il primo passo è quello di trovare compattezza, di essere squadra in questo senso. Riuscire a vedere una Lazio spumeggiante adesso è difficile chiaramente, è se non impossibile in questo momento. La cosa prioritaria a mio avviso è ritrovare compattezza e essere squadra in questo senso. E poi è un po' come il pugile, quando è in difficoltà deve pensare bene, badare bene a gestire il momento di difficoltà, e poi quando le cose girano riuscire a dare qualche cazzotto. Adesso noi dobbiamo essere bravi a gestire questo momento e ritrovarci squadra, ritrovare quelle sensazioni di squadra. È chiaro che più si va avanti e meno tempo si ha, però adesso non perdiamo serenità, continuiamo a lavorare. È chiaro che per noi i tifosi sono importanti. Chiaramente loro negli ultimi anni non hanno mai affrontato questo momento di difficoltà, quindi capiamo il loro stato d'animo, ma abbiamo bisogno di loro, perché questo è un momento difficile. Quindi io mi auguro che al più presto possibile ne possiamo venire fuori, magari tutti insieme. Questo pareggio a livello morale sa di sconfitta per questa Lazio? Un po' sì, nel senso che comunque al 90esimo inoltrato un po' sì, nel senso che brucia molto, perché avevi preparato la gara in un certo modo e sacrificandoci anche tanto, perché noi siamo stati bravi, la Fiorentina non ha creato spazi perché noi non abbiamo concessi, quindi c'è stato tanto movimento, tanto sacrificio e dispiace soprattutto per quello, e quindi brucia quasi come una sconfitta, anche se comunque prendiamo in questo momento, bisogna prendere su tutto, prendiamo questo pareggio e continuiamo ad andare avanti e soprattutto andarci a giocare le partite da squadra, insomma, in senso una squadra che ha riscoperto compattezza che ha voglia di venirne fuori, senza perdere, ripeto, serenità, perché poi diventa tutto più difficile. Ma fisicamente come sta? Perché qualcuno lamenta di una Lazio che alla fine della partita arriva con la lingua per terra. Ma io penso che in questo momento il discorso fisico c'entri e non c'entri, nel senso che in questo momento la prima difficoltà è mentale, quindi dobbiamo essere bravi a gestire questo momento difficile. E poi io dico che la testa è tutto, assolutamente tutto, quindi quando le cose gireranno un po' meglio anche le gambe sembrerà che gireranno benissimo, però in effetti penso che sia soprattutto un discorso mentale. Ripeto, gestire questo momento e riuscire a venirne fuori. Quando sei arrivato ha detto che la missione era difficile e rischia di diventare impossibile adesso. No. Allora se cominciamo a pensare così cominciamo a perdere quella serenità che per noi in questo momento è importante. No, abbiamo ci sono delle cose che ci fanno un po' tra virgolette deprimere, però tante altre cose che ci fanno ben sperare, quindi non bisogna perdere anche quel pizzico di fiducia che in questi momenti ci vuole, quindi impossibile direi proprio di no, abbiamo le nostre carte insomma, da poterci giocare e quindi così faremo. Prosegue. Grazie. Questo calendario terribile, c'è la Samp per la prossima giornata? C'è la Samp, una squadra che viene da una serie di risultati, di vittorie, di risultati positivi, sappiamo che sarà molto, molto difficile, però in questo momento per noi qualsiasi squadra, qualsiasi partita ci dà la possibilità di poter fare un balzo avanti, quindi noi dobbiamo pensare solo a quello. Sergio, un giudizio? Sergio, ti faccio fare...